Riccardo Bergamini, vicepresidente della federazione. Allora, come vanno i lavori in questa nuova legislatura? Beh, mi sembra che abbiamo cominciato veramente alla grande. E a parte tutti i discorsi, le chiacchiere che possiamo fare, guardate qui, 1600 iscritti a una gara istituzionale, è il record assoluto nella storia di questa federazione. Siamo orgogliosissimi, felici, entusiasti e pieni di energia per fare ancora meglio. La kickboxing avvicina le famiglie, contrariamente a quello che si dice in giro? Assolutamente. Il veicolo che la kickboxing può offrire è un veicolo importantissimo, ma lo vediamo, qui abbiamo per esempio presenti genitori, padri che combattono e figli e mogli che accompagnano, figli che combattono e padri e madri che accompagnano, è un'unione, questa fondamentalmente è una grande famiglia, è una famiglia che deve diventare ancora più grande, una famiglia che deve diventare globale e che deve investire aree che attualmente ancora non tocchiamo ma che a ben presto saranno sicuramente le nostre. Riccione è una tappa importante per la continua crescita di questa federazione e del movimento. Sì, Riccione è una tappa importante sia da un punto di vista tecnico, e questa è una fase che qualifica per poi la fase dei campioni italiani che definisce le nazionali azzurre, e sia da un punto proprio di impatto mediatico e di ritorno degli input che noi offriamo all'inizio, che ci dimostrano veramente quanto entusiasmo e quanta voglia di kickboxing c'è ora in Italia.